fare una domanda a Carlo Casini dell'UDC. Anche voi siete un partito d'opposizione, siete un partito, diciamo così, che sta intorno al 4%, quindi dovrebbe superare la soglia di sbarramento. L'opposizione in Italia, appunto, non è compatta, diciamo così, è abbastanza frammentata. Voi che programmi avete? Che cosa pensate di chiedere? Beh, intanto noi come siamo... pensate di chiedere il vostro voto agli elettori? Noi siamo sicuri che lo sbarramento lo superiamo, stiamo avendo il vento in poppa e non siamo all'opposizione nel Parlamento europeo. Nel Parlamento europeo non siamo in maggioranza, perché siamo all'interno italiano, certo, del Partito Popolare, del quale siamo stati fondatori e del quale noi pensiamo di essere un po' il motorino di avviamento. Qual è il programma? È molto semplice: far soffiare anche in Europa il vento del centro. Il che vento del centro cosa vuol dire? Non vuol dire un discorso geometrico, destra, sinistra, non vuol dire nemmeno un moderatismo che non ha idee precise, che vuol combattere fino in fondo. Vuol dire che le idee fondamentali che devono essere messe al centro di ogni progetto politico devono soffiare in Europa. Tutti mi conoscono, sanno che sono candidato nelle liste dell'UDC nell'Italia centrale per questo. Il valore della vita, il valore della famiglia, la dignità umana vanno messe al centro dell'Europa. Lei è un parlamentare europeo uscente. Io sono uscente e per questo combatto da anni, per la verità, con qualche successo, con qualche insuccesso, ma anche vedendo che le cose vanno avanti. Casini, UDC, ancora lei, lo sbarramento del 4% alle elezioni europee, che sia il PD e il PDL in qualche modo hanno concordato, sembra un po' fatto apposta per la vostra misura, per la misura del vostro partito. C'è stato in qualche modo un'accettazione da parte vostra di questo 4%, un suggerimento che quella poteva essere la soglia giusta? Beh, noi siamo sicuri di superare la soglia del 4%, credo, anzi vorremmo andare ben oltre, perché parlavo prima di un vento del centro che deve soffiare in Europa ed io spero molto che soffi anche nelle aree di destra e nelle aree di sinistra, perché in fondo il richiamo che noi rivolgiamo a tutti gli elettori attraverso, parlava di Liberto, del simbolo della falce e il martello. Io credo che il simbolo dello scudo crociato sia un gran simbolo. In un momento come questo, in cui il comunismo è crollato, il comunismo reale non c'è più, e amici comunisti dicevano nelle piazze ha vinto il capitalismo è in crisi. La grande crisi attuale lo dimostra. Ci vuole un'idea nuova e io credo che sia venuto il tempo di proporre questa idea con forza, con entusiasmo, con coraggio, e l'idea di una libertà coniugata con la solidarietà e che non si vergogna delle sue radici cristiane. Questa è la ragione per cui penso che il vento del centro debba soffiare e trovare consenso e amicizia anche in molti che hanno le stesse nostre idee, ma che in Italia, per altre ragioni, politicamente sono schierati, io a destra o a sinistra. Casini, Unione di Centro, voi dell'UDC in alcune amministrazioni siete ancora in maggioranza con il centrodestra. Che messaggio date ai vostri elettori e come fate a capire anche le distinzioni e il cambiamento, diciamo così, di periodo? Beh, che noi siamo veramente di centro, come si è detto tante volte, la nostra è un'opposizione repubblicana, il che vuol dire che tiene conto della realtà delle cose e non di pregiudiziali polemiche. Per cui laddove nelle amministrazioni locali è possibile dare un contributo alla gestione della cosa pubblica, siamo alleati con il centrodestra, da cui in definitiva proveniamo, per la verità. C'è da dire una cosa importante che riguarda l'Europa. In Europa la maggioranza relativa, cioè il Partito Popolare Europeo, di cui l'UDC può dirsi a buona ragione elemento fondatore e motorino di avviamento, perché insomma è così, le democrazie cristiane europee ci sono ancora, in Italia non c'è più la democrazia cristiana, ma in Europa ci sono e sono la maggioranza relativa. E dentro c'è il Partito Popolare. Quindi a livello europeo le cose si stemperano, i confini non sono più così rigidi, ecco perché dico che deve soffiare il vento di centro in Europa, rompendo i confini dei partiti e mettendo al centro il grande valore della vita e il valore della famiglia, che è così difficile portare in Europa e nel mondo, e che invece è un valore centrale, essenziale, prima pietra di un edificio completamente nuovo che non sia né capitalista né comunista. Allora, qui le amministrazioni locali, qual è la nostra tattica? È quella di essere liberi e indipendenti, di valutare che cosa possiamo fare di bene quando ci possiamo alleare da una parte o dall'altra. Finora prevalentemente siamo alleati con il centrodestra, vedremo un po' le risposte. Per esempio a Firenze, a mia Firenze, c'era stato un tentativo di dare un appoggio al candidato sindaco Renzi. Renzi ha preferito un'alleanza di sinistra e allora non è possibile, una sinistra estrema non è possibile. Quindi voglio dire, siamo molto pragmatici a livello amministrativo
siamo fortemente idealisti nella dimensione generale della politica e in particolare nella dimensione europea. Non le faccio questa domanda perché in un sistema, diciamo così, bipolare, certo, è chiaro che l'elettore deve essere un pochino indirizzato. Deve sapere. Segnalo però al collega Casini che a Firenze noi siamo contro Renzi, quindi non ci sono tutti quelli di sinistra con Renzi, Insomma, non c'è soltanto la vostra sinistra, ce ne sono anche altre. Magari persino peggiori. Noi siamo fuori dall'alleanza. Magari persino peggiori. Siamo alternativi a Renzi. Sì, no, quello che io voglio dire, peraltro, è che veramente adesso stiamo parlando della dimensione europea. E nella dimensione europea c'è un partito popolare che è grande, che è importante, che secondo me ha bisogno in buona parte di essere risanato, di essere riportato alle sue origini. E in questo senso noi pensiamo, e mi si consenta un po' di un atto d'orgoglio, io personalmente penso di poter fare molto. Noi siamo europeisti convinti, come ho già detto, e consideriamo l'idea dell'Unione Europea come il più grande progetto politico di tutti i tempi, perché non è mai successo che mettendosi a tavolino e decidendo con la ragione e non con la forza abbiamo unificato degli stati. Questo avviene per la prima volta, io credo, per convincersi del beneficio basta ricordare ai nostri ascoltatori che la guerra fra i 27 paesi dell'Unione Europea è diventata impensabile. Se non ci fosse un altro vantaggio, questo solo meriterebbe qualsiasi sacrificio. Certo però bisogna andare avanti, aumentare i poteri del Parlamento europeo, delle istituzioni, siamo d'accordo, faticosamente ma sempre con fiducia, con speranza ci arriveremo. Quello che voglio dire è che oggi è il grande pericolo per cui io credo che il mio partito debba battersi, ed in particolare io sento questa vocazione a battermi, è che c'è un rischio di perdita della vitalità d'origine dell'Europa, cioè c'è una sorta di imbarbarimento, devo essere molto chiaro, c'è una sconfitta dell'Europa, quando la dignità umana viene dimenticata, quando si pretende di vantare il diritto d'aborto con 1 milione di aborti all'anno nell'Unione Europea, quando si pretende di distruggere la famiglia come che è definita nella Carta dei diritti fondamentali, il nucleo fondamentale della società e dello Stato. Ecco, voglio dire, questo non significa fare una battaglia solo settoriale, significa porre al centro della costruzione una prima pietra che è l'uguale dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana. Da cui dipende tutto il resto. Lei parlava della pace. L'Europa deve continuare la sua missione di pace, non solo all'interno, ma all'esterno. Oggi l'Europa non è in grado di dire una parola forte nei problemi decisivi del Medio Oriente, i conflitti fra gli arabi e i palestinesi. L'Europa deve essere in grado di farlo, è la sua missione, la sua storia, deve farlo. Pensiamo alla questione della immigrazione. Non possiamo risolvere questi problemi da soli. Dobbiamo risolvere il problema nella sicurezza, ma anche nell'accoglienza, anche nella solidarietà. E non lo possiamo fare da soli. Pensiamo al problema della grande crisi economica. Non risolveremo da soli questi problemi. Quindi, certamente, rafforzare le istituzioni europee, camminare in questa direzione, ricordarsi però di questa ragione essenziale dell'esistenza della stessa Europa, il rispetto della dignità umana. E allora, consentitemi, a costo di apparire clericale, io devo dire una grande espressione, un grande invito di Giovanni Paolo II, quando Giovanni Paolo II dice: Europa, io grido a te con amore, sii te stessa, rimettete al centro la dignità dell'uomo, voi avete questo grande compito di fare dell'Europa il luogo dove l'uomo, nella sua incomparabile dignità, è sempre accolto, è sempre sostenuto, trova sempre solidarietà. Questo è il nostro programma. Grazie Carlo Casini.